Amici interisti, amici che ci seguite su Odeon TV, ben ritrovati a un appuntamento che sarà un appuntamento fisso dal lunedì al venerdì sera dalle 22.30 alle 24.30. Parleremo ovviamente di Inter e il nome della trasmissione è Obiettivo Inter appunto. E gli amici che ci seguono su intertv.it ormai lo sanno perché sono già giorni che noi stiamo promuovendo questo spazio, questa vetrina nero-azzurra e tutte le sere vi terremo compagnia con lo staff che avete imparato a conoscere in questi 4 anni. Ovviamente tante cose ho da dirvi in queste 2 ore e soprattutto ringraziare tante persone che sono qua ospiti in studio quest'oggi, ma ritroveremo anche alcuni amici a livello telefonico. Però in primis volevo ringraziare assolutamente l'editore di Odeon TV che ci dà l'opportunità di essere con la nostra vetrina, con intertv.it in tutta Italia. Finalmente, dopo 4 anni ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a raggiungere tutti i cuori nerazzurri su tutto il territorio nazionale, quindi veramente orgogliosissimo di questo. Ogni sera parleremo di Inter, ogni sera ritroverete i volti che in questi 4 anni vi hanno tenuto compagnia. E subito io direi di entrare nel vivo del programma perché abbiamo veramente tanta carne al fuoco. Dobbiamo parlare del grande successo della nostra squadra di ieri sera, ieri pomeriggio 7-0 con il Sassuolo. Si ripete quello che era successo lo scorso anno, l'anno scorso eravamo fuori casa, quest'anno in casa. Però bando alle ciance, ovviamente non sono solo, al mio fianco ogni lunedì sera, perché io sarò presente come sempre il lunedì sera in questo spazio, c'è con me la bellissima Stefania Cattaneo. Ciao Corrado, buonasera a tutti, è davvero un piacere, hai detto bene tu, c'è tantissima carne al fuoco, non vedo l'ora di iniziare, parliamo di calcio, parliamo di Inter, il talk show dell'Interista. Alla grandissima, Inter, domani piove o c'è sole? Tu lo sai. Giusto per stemperare ormai un po' l'atmosfera. Io ormai con Trebimeteo sono sempre a fare previsioni, ma l'amore per l'Inter è sempre più forte di tutto. E per gli amici da casa che, come hai detto bene, ci seguono in tutta Italia, ma quelli anche che sono in studio. Assolutamente, tanti amici con in studio presenti. E spieghiamo cosa succederà un po' oggi, perché Stefi, quest'oggi, questa sera, l'appuntamento qua in studio vedrà protagonisti chi? I nostri colleghi che da 4 anni, come tu hai ben detto, seguono con noi questa squadra che tanto ci accomuna nei colori del nero e dell'azzurro, ma anche del calcio. Quindi è una puntata, diciamolo a casa, è una puntata un po' atipica. Atipica perché gli ospiti sono poi i conduttori, quindi è un po' una vetrina di quello che succede, perché dobbiamo spiegare agli amici che ci seguono da Roma, dalla Sicilia, dalla Sardegna, da tutta Italia, e noi da 4 anni nel digitale terrestre avevamo questo spazio, questa televisione che parlava a tutti i cuori nero-azzurri, quindi ovviamente loro già conoscono lo staff, ma gli altri in giro per l'Italia no, e quindi è giusto far conoscere. Assolutamente. Siamo qua apposta, allora io direi di partire da. Partiamo allora, io comincio con gli uomini. Va bene. Con gli uomini nel senso quelli importanti, non che me ne vogliono quelli dall'altra parte. Allora comincio subito a presentare il direttore che da tanti anni ormai mi affianca, Michele Borrelli. Ciao direttore. Ciao Corrado, ciao Stefania, un saluto a tutti a casa, è veramente una soddisfazione, come hai detto tu, poter esaudire quello che è stata una richiesta, forse la principale richiesta in questi anni, quella l'Inter, dice la parola, internazionale, e quindi dobbiamo uscire fuori dalla regione, perché no, anche fuori dall'Italia. Assolutamente, e col sito internet, intertv.it, lo faremo perché la puntata la potrete rivedere quante volte vorrete, on demand, ho detto giusto, tu che parli inglese, ho understand. Benissimo, ma come sei bello? Eccolo qua, guarda lì, questo è l'home page del sito internet che potranno rivedere le puntate, ovviamente, di Obiettivo Inter. Al fianco al direttore c'è un amico, un vero amico di Corrado Fumagalli e di tanti interisti, un templare doc, Maurizio Fusco, alla grande. Ci volevano gli applausi, Maurizio, non ci sono. No, facciamo noi in studio. No, sapete, io vi ringrazio, per me è un onore essere qui stasera, è un orgoglio perché 7,5 milioni di tifosi interisti riescono finalmente a vederci, e per me questo è magari veramente... ci vedrà anche qualcuno che non è interista. No, beh, ci vedranno... dobbiamo cercare di far capire ovviamente agli amici che sono della Juve, del Milan, del Napoli, anche delle altre squadre di calcio, che queste 2 ore si parla di Inter. È chiaro che a volte magari non parleremo bene magari del Milan che ieri sera rigorino, però capiateci, cioè nel senso, noi siamo nella casa dell'Inter e quindi voi che magari l'obiettivo è l'Inter.
Per quindi, se magari non vi interessa, secondo me quest'ora ci sono tante trasmissioni di calcio, cambiate canale. No, ma l'importante è che non telefonano i juventini, ecco, loro sono un telefono, noi siamo felicissimi. Bravo Maurizio, tu parli bene, perché a parte questa sera che, come dicevamo, è una puntata un po' atipica, poi ritorneranno i telefoni aperti già da domani per chiacchierare, parlare con tutti voi, perché i protagonisti da sempre del nostro canale, nelle nostre trasmissioni, sono i tifosi, e quindi ritorneremo proprio con voi da casa che contribuirete alla nostra trasmissione. Fondamentale, assolutamente. Però la nostra trasmissione, come tu ben dissi, è fatta anche da conduttrici e conduttori. Passo alla parte femminile, scherzo, per il nostro Tony Laganà, il nostro telecronista. Grande Tony, la voce di InterTV. Ciao. Ciao Stefania, ciao Corrado, un saluto agli amici studio. Ma stasera ci proviamo, intanto parafrasando il mitico coro della Curva Nord, a San Siro in Italia e in Europa, chissà. Comunque, adelante Inter, un saluto a tutti gli aficionados che impareranno a scoprirci e spero ad apprezzarci, perché noi siamo veramente una grande famiglia nerazzurra e apriamo le porte anche per voi. L'uomo Twitter, ma quanti Twitter mandi al giorno? Cioè, a me piace cinguettare alla Wesley Snipes. Ti devo dare la password del mio Twitter, perché io ne mando 2-3 al giorno, non di più. E magari parte ieri ogni gol, 7 gol, continuiamo a mandare tweet. Vabbè, ieri ci veniva fuori il tweet. Però tu sei davvero qualsiasi cosa, ti alzi la mattina, sto bevendo il caffè, tweet. Vabbè, non esageriamo, però così, è bello. Fidatevi, amici che non lo conoscete, lui è così. Mi piace condividere attraverso questo social network, che secondo me è molto funzionale, e poi hai veramente modo di condividere tante notizie, tante cose, ovviamente tutto all'impronta del nero. Vabbè, chi non vorrebbe condividere? Erika Gallo, la nostra conduttrice. Buonasera Corrado, buonasera. Ciao. Stefania, buonasera a tutti voi da casa. Che dire, io sono una degli ultimi acquisti, il direttore lo sa, perché sono arrivata a gennaio scorso con InterTV. Non ti sei fatta tutti i 4 anni, diciamo, di gavetta, esatto. Come tutti noi. Sono però felice. Ti perdoniamo. Perché... Sono felice, sono orgogliosa soprattutto del gruppo e di tutte le novità che ci staranno da partire da questa sera per tutta la stagione. Poi ovviamente tutti loro, in più a vederli in onda, avranno anche delle rubriche proprio sul nostro sito, che è il nostro portale di informazioni, di news, dove rivedere anche la puntata, perché questa cosa è fondamentale, seguirci sempre in internet 24 ore su 24, come vi abbiamo sempre insegnato, perché troverete poi ovviamente degli speciali man mano che comincerà il campionato. Ormai siamo solo alla seconda giornata, ma vedrete le tantissime assolutamente grandi novità del sito internet, che vi consiglio sempre di andare a visitare, www.intertv.it. questo è il nostro sito ufficiale della nostra... L'Inter non dorme mai. Assolutamente. Tu per esempio, Corrado, vai direttore. Sei partito con l'editoriale video, no? Una assolutamente. Anche. Sì, beh, io ogni tanto, quando tu mi darai l'opportunità, direttore, siccome io gli ho già spiegato agli amici a casa, io magari, essendo che ormai sono quasi 20 anni che faccio televisione, mi trovo più a mio agio davanti a una telecamera che scrivere, e allora mi viene più semplice fare un editoriale video. Tu che sei un bravo giornalista, è ovvio che ti viene più semplice scrivere. Tra l'altro complimenti anche per le pagelle che hai assegnato ieri ai nostri giocatori. Come è stato cattivo o un direttore buono? Buonissimo. Di manica larga o no? Ieri era facile essere buono. Scusami, che voto ha dato Yuto Nagatomo? Ma Nagatomo non è stato proprio tra i voti. No, voglio sapere che voto hai dato. 6.5 va bene? Dal 6 al 7, dai. Grande fan di Yuto Nagatomo, il nostro nuovo tifusco, esponente dei Templari, quindi sì, tu rappresenti una parte di tifoseria nerazzurra, sì, che impareremo anche loro a conoscere, no? Siamo i vari interclub. Siamo l'ottavo club nel mondo come iscritti, abbiamo le più belle bandiere dello stadio, non dette da me, ma dette da tutti i nostri tifosi, più belle anche quelle e numerose più quelle della Curva Nord, e questo per noi è un vanto, quindi... Ieri come ti è sembrato lo stadio senza i tifosi della Curva Nord? È bruttissimo, l'ho sempre detto, per me lo stadio senza la Curva Nord o senza le varie curve di altri tifosi, cioè se non c'è quello della Juve sono contento e mi piace, però quella dell'Inter devo dire è bruttissimo, veramente non voglio usare una parola, un mortorio. Ha pagato questa squalifica, ritornerà nella partita prossima? Sì, sì. Una decisione che è stata già per legge definita senza senso, però Tavecchio, il nuovo presidente federale,
ha sottolineato come fosse impossibile tornare indietro. Io credo che bisogna usare anche il buon senso nella legge, quindi se è stato stabilito che quel tipo di coro non permette la chiusura di una curva per penalizzare tanta gente che magari quel giorno nemmeno c'era, tra l'altro si parte da un derby di dicembre in cui la curva non cantò addirittura, perché proprio per protesta, per solidarietà con la curva rossonera, e da quel silenzio nasce una squalifica abbastanza inspiegabile, a cui poi se ne è aggiunta un'altra, la seconda è stata fermata, però sulla prima non si è potuto più tornare indietro, secondo me facendo questa grave ingiustizia, perché era veramente una possibilità per il nuovo corso della federazione per dimostrare che appunto ogni tanto il buonsenso può prevalere. Beh, ma Michele, già, tu sai benissimo che in confronti dell'Inter il buonsenso non esiste. Però Maurizio, già era stata privata quella parte di stadio, una partita io credo indimenticabile, quella Inter-Lazio, esatto, in cui c'era stato l'addio del capitano. Adesso proprio anche privarli di quest'altra partita, a volte io credo che il miglior legislatore è quello che appunto usa il buon senso, e si può anche eventualmente poi, quando si fa una legge che è anche sotto gli occhi di tutti sbagliata, si può anche cercare di modificarla e cambiarla. Si penalizzano tanti per pochi, eventualmente in quel caso neanche pochi, e anche noi che magari non essendo in curva ci siamo persi un bello spettacolo. Esatto, ma soprattutto si sono persi un bello spettacolo gli abbonati del secondo anello verde, al di là della curva cosiddetta bersagliata dai provvedimenti, c'è però una fetta di tifosi che non ha nulla a che vedere con quegli episodi che sono stati condannati, quindi perdersi poi un bel 7-0 tondo e grondante davvero di spettacolo, come si sono potuti godere gli spettatori degli altri settori del Meazza, è un vero peccato da quasi richiesta di rimborso, direi. Sì, infatti Toni, la cosa clamorosa è che poi quest'estate, vabbè, noi magari partiremo anche, sono le prime puntate, con il punto, no? L'obiettivo dell'Inter è giusto che si allarga su quello che è stato anche tutto il periodo estivo fino ad oggi, però fuori dal campo sono successe delle cose importanti, appunto come questi cambiamenti in federazione. Però non è sfuggito, come ha detto lo stesso presidente federale, a volte tra una notizia di una guerra in Medio Oriente, tra notizie dal Vaticano, c'era il nuovo presidente federale che aveva usato delle espressioni particolari, no? Le ricordiamo, le ricordiamo tutte. Tra l'altro dall'UEFA c'è un'inchiesta aperta, e quindi gli stessi, per esempio io ricordo le parole di Walter Zenga solo pochissime settimane fa, ma anche di alcuni protagonisti del calcio, che giustamente sottolineavano senza peli sulla lingua proprio questo aspetto, cioè inutile far passare un'espressione di un presidente federale e poi accanirsi invece contro chi magari ha meno potere, non si può esprimere. Direttore, allora ti faccio ritornare a un po' su quello che stavo chiedendo io, visto che abbiamo parlato del nostro portale di intertv.it, volevo chiederti e spiegare agli amici a casa che non conoscono il nostro sito internet, perché ritorno a dirlo per l'ennesima volta, grazie a questa nostra televisione Odeon TV ci stanno seguendo davvero i cuori nerazzurri, per esempio io penso alla Puglia che insieme alla Lombardia, probabilmente voi in Puglia siete quelli con più interisti. Io quest'estate, tra luglio e agosto, ero a Gallipoli e già dal palco di Gallipoli parlavo di questa trasmissione, parlavo di Odeon TV e avvisavo già gli amici pugliesi: preparatevi perché arriva finalmente anche nella vostra regione una trasmissione che si occupa esclusivamente per 2 ore tutte le sere solo di Inter. Quindi, e questa è una cosa importante secondo me. Adesso far capire agli amici nuovi che ci seguono in tutta Italia sia il sito internet, le rubriche e le trasmissioni che andranno a seguire già a partire da domani sera, quando ritorneranno davvero le trasmissioni classiche, quindi del martedì, del mercoledì, il giovedì, e potranno darci il loro riscontro proprio telefonandoci. Chiaro. Direttore, sì, sul nostro sito trovate già un editoriale. Però siccome dico una cosa agli amici a casa e anche in regia, siccome adesso parla il direttore, io e Stefania ci sediamo. Visto anche l'orario, è vero che io sono abituato a fare notte fonda, ma vai direttore, spiegaci, noi ti ascoltiamo. No, allora, il servizio proposto è composito, perché per chi ci guardava dalla Lombardia, abituato magari già a vedere... conosco. Esatto, però c'erano diverse fasce orarie, quindi anche quella pomeridiana. Noi adesso, continuando con quella serale, come tu dicevi prima Corrado, c'è la possibilità di recuperare questa trasmissione a qualsiasi ora, che io credo sia molto importante, perché magari per chi ci seguiva solo il pomeriggio diceva per noi non c'è più la possibilità, invece no, perché andando sul sito www.intertv.it possono recuperare questa trasmissione.
lo spazio quotidiano la sera, e poi il terzo evento, anche perché Tony è stato presentato come il telecronista, dice ma che vi serve il telecronista se andate in onda dal lunedì al venerdì, è vero che oggi si gioca tutti i giorni, però il weekend rimane il fulcro. Ci sarà anche una terza parte che sarà la partita del mese, l'abbiamo chiamata, il match party, no? Come dicono gli americani, cioè la visione collettiva delle emozioni nerazzurre, l'abbiamo definita noi, cioè come nella festa degli altri anni, la festa di Inter TV, che tra l'altro in settimana annunceremo quella del nuovo compleanno, il quarto compleanno che è stato pochissimi giorni fa, il 10 settembre, Inter TV ha fatto 4 anni, Inter TV, il vecchio progetto che adesso prende questa nuova strada. Per il momento. Quindi le partite collettive e la possibilità anche, non dico per chi è in Puglia o per chi è in Sicilia, però per chi vuole raggiungerci anche una volta al mese di vedere la partita insieme a tanti altri tifosi nei vari locali itinerante, sarà credo per chi è venuto, noi abbiamo scritto in questo articolo di presentazione Attrezzo sull'Adda 2 anni fa, e all'Urago d'Erba l'anno scorso, credo che è rimasto un bellissimo ricordo, tra l'altro una vittoria e un pareggio. A parte il risultato col Cagliari. Sì, una vittoria e un pareggio. Però segnato positivo. Il primo gol. Per quanto riguarda invece le serate, allora le serate avremo il talk show il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, quindi 4 sere su 5 saranno dedicate al talk show con tutti i temi di attualità, i telefoni aperti dopo le 23, come più o meno erano abituati prima già i nostri tifosi dalla Lombardia a conoscerci. Per quanto riguarda invece le altre giornate, quando non ci sono i turni infrasettimanali, il mercoledì sarà l'occasione anche di spaziare in tutto quello che è il pianeta nerazzurro, quindi tanti programmi che in passato abbiamo organizzato, abbiamo ideato, come mi viene in mente per esempio con Stefani e Tiziana Febraro, che vedrete nella seconda parte della trasmissione, Interista per sempre. Interista per sempre è un programma bellissimo, che va proprio nel cuore dei tifosi, perché può andare in un interclub, può avere il contatto diretto, la relazione con un tifoso VIP o un tifoso comune, il tifoso che può raccontare la sua storia. Però recupereremo anche le interviste di Federico Fumagalli, che sarà anche lui nella seconda parte della trasmissione a presentarvi quelle che sono anche le sue peculiarità, le sue caratteristiche delle sue trasmissioni, quindi Interisti Doc, Interista per sempre, il rapporto con il tifoso. E poi avremo anche dal sito internet, adesso trovate sotto il box principale dove vedete le trasmissioni, 2 box dove ci sono le notizie. Il secondo sarà dedicato a quella che abbiamo ribattezzato la questione, cioè ogni settimana noi proporremo un tema, 2 di noi lo proporranno con posizioni diverse, non in modo finto, non sarà una finzione come spesso siamo abituati a vedere in televisione. Ognuno, tra l'altro, la regia prontissima sta facendo vedere il sito internet, ecco, la grafica, tutto nuovo. Qual era la questione, per esempio? La questione partiremo la prossima settimana, quindi non anticipiamo. Quale potrebbe però essere? La prima questione l'avete già vista nel box a sinistra, quindi dove c'è il sondaggio, è l'inno che torna, pazza Inter Amala in Inter Sassuolo ieri, quindi doppia festa anche per il ritorno dell'Inter, almeno per tanti, perché ci siamo resi conto che è vero, c'è una grande maggioranza, ecco qua lo potete vedere, per il sì al ritorno di pazza Inter Amala, però c'è anche una minoranza che magari si augurava di sentire un nuovo inno, altri che invece apprezzavano c'è solo l'Inter. Tra l'altro stasera avremo dei collegamenti telefonici anche molto prestigiosi, non mi voglio anticipare o sostituire molto nel ruolo, molto prestigioso, però uno di questi è proprio un collegamento che ha a che fare con una canzone che ieri per la prima volta si è ascoltata allo stadio, ed è Nerazzurri siamo noi. Poi magari approfondiamo. Quello che però Corrado prima poi, non voglio diciamo monopolizzare nel racconto, però è giusto anche fare un cappello introduttivo, quello che mi premeva sottolineare era che come in passato anche obiettivo Inter si smarca nettamente da quelli che sono gli altri talk show. Noi l'abbiamo come slogan ribattezzato il talk show dell'interista. Io ho sempre trovato strano, ormai sono a Milano da 18 anni e ne ho 36, quindi sono passati tantissimi anni, il fatto che a differenza li porti male, però li porto male, li porto bene, però Maurizio, a differenza delle altre città, a differenza, lo so che ti piace vi piace scherzare con la mia età, però a differenza delle altre città, se tu vai in una città anche del sud, prima abbiamo parlato del sud, tutte le trasmissioni delle TV locali sono incentrate su quella squadra. A Milano e in Lombardia invece ci sono le domeniche sportive o le loro varianti in piccolo. Ma il tifoso dell'Inter, così come anche il tifoso dell'altra squadra di Milano che nemmeno nominiamo. Chi? Calcio Minore? Non lo so. Quella lì non aveva avuto. È stato in Serie B 2 anni, se non sbaglio, no? Ma è una novità. È stato in Serie B 2 anni? Sì, magari gli possiamo augurare anche. È stato in Serie B. Una gratis. Io sono uno storico. A me risulta che il Milan è stato in Serie B 2 anni. L'hai nominato?
Avevamo detto che non nominavamo. Fai parlare il direttore, Maurizio. No, volevo dire che comunque questo spazio dedicato a una sola squadra è una completa novità. Sì, cioè, sì, che ribalta quella che mediaticamente è sempre stata una tradizione negativa per il pianeta, per il mondo nerazzurro. Infatti, il dolciò dell'interista ci sta tutta la vita, proprio perché comunque davvero noi tifosi interisti lo sappiamo. Adesso non è questione di fare come magari qualcuno ci dice che siamo dei piangina, però come viene trattata l'Inter nell'informazione da anni e anni e anni, non siamo mai stati trattati bene con un occhio di riguardo. Io, ma anche con tutto il rispetto per anche altri emittenti che io frequento, ieri sera dalle 19.30 alle 23.15 è vero che giocava il Milan, tutto quello che volete, però dell'Inter non si è parlato. Zero perché? Minuti. Perché ha vinto 7-0. Se avesse zero perso 0-2, ma anche lo stesso trattamento anche la Juve o altre squadre. Cioè, che visto l'emittente, comunque un'emittente nazionale, che comunque io stimo, l'editore, tutto quanto, come l'editore qua di Odeon che ci ospita. Però davvero l'interista ha sempre veramente pochi spazi e soprattutto anche certi giornalisti dell'Inter che si occupano di Inter quando vanno ospiti in certe trasmissioni. Quasi quasi ti fanno risucchiare e quasi quasi diventano anche loro un po' delle altre squadre, quasi quasi, ecco, difensori, voglio dire, a sempre, a prescindere nei colori nell'azzurro, ce ne sono ben pochi. Quindi bene o male, che 4 anni fa mi è venuto in mente, ormai 5 anni fa, perché 4 anni, ma c'è stato un anno di preparazione, nel famoso anno del triplete, e mi è venuta questa idea. Scusa, non ho capito bene, l'anno del triplete, della cinquina, delle cinque, dei cinque titoli. Citato, in quell'anno lì io ho pensato bene di creare questa situazione nero-azzurra e ce l'abbiamo fatta con tanti risultati di audience e poi tante difficoltà, come tutti, la crisi economica e vi discorrete. Però noi siamo sempre qua perché la pellaccia all'interista ce la dura. Perché a me non interessa, secondo me questo anche per gli amici che non ci hanno mai seguito è importante capirlo, non ci interessa fare la finzione, perché magari ieri sera nel salotto a cui fai riferimento tu, Inter Sassuolo, anche se c'è un 7-0, però non può essere un argomento che tra virgolette può tirare, perché dov'è la polemica? Dov'è che l'interista si può scontrare con lo juventino, il milanista si può scontrare con l'interista? Invece noi, di dichiarata fede nerazzurra, tutti, tra l'altro un'altra nostra piccola... Anche in regia, anche questa è una cosa importante, un regolamento anche interno, in regia, salutiamo. Però ci abbiamo sottolineato, tra l'altro tecnici. Il nome dice obiettivo Inter, noi diciamo sempre il tema è l'Inter, però questo non ci vieterà di parlare in modo critico dell'Inter. Assolutamente, ma chi ci ha sempre seguito in tutti questi anni lo sa già, che tu sei il direttore e io e te diciamo siamo abbastanza... sullo stesso filo d'onda, ma ci sono tantissimi dibattiti con Maurizio, quando ritorneranno le trasmissioni tra virgolette normali, a parte oggi che è una trasmissione un po' atipica, però imparerete proprio a conoscere i vari caratteri di tutti noi tifosi nerazzurri che frequentiamo proprio questo salotto. E che giusto? Caratterini? E che caratterini, assolutamente. Fuori di tutto. Allora, io so già che prima o poi abbiamo uno spazio della telefonata, però non ho l'orologio, quindi non so a che punto siamo. Sempre nel mio, ti farò sempre nel tuo, quindi abbiamo ancora tempo. Abbiamo ancora un pochino di tempo per presentare al meglio queste rubriche, perché abbiamo parlato di editoriale, però ovviamente vanno approfonditi anche, dato che abbiamo la fortuna di avere qui in studio Erika e Tony. Tony, hai detto che cinguetta. Esatto. Che ti cinguetti? Ma io ho voluto un po' proporre una rubrica in salsa nera azzurra ambientata appunto nel social network Twitter, si chiamerà Let's Tweet Again, quindi bello un po' una canzone straniera, però l'obiettivo è quello di concentrare quello che è il pensiero della curva twinterista, quindi tutte quelle che saranno delle tematiche, delle occasioni particolari, un post partita o un certo evento che riguarderà l'ambiente nerazzurro, andarlo a racchiudere in questa rubrica facendo una selezione, una carrellata. Ma chi sono? Cioè, sono gli interisti VIP, gli interisti tifosi? Tutti gli interisti, senza distinzione VIP o meno VIP, perché tutti gli interisti sono speciali. Per me non sono. Recuperare? Li vado a recuperare attraverso appunto la lista dei tweet con hashtag Let's Tweet Again. Quindi per scrivete. Partecipare alla rubrica, per essere selezionati, è sufficiente postare su Twitter il proprio pensiero, concludendolo con hashtag, il cancelletto, Let's Tweet Again, tutto attaccato. Quindi con Let's Tweet Again andate proprio a selezionare e a inserire il vostro pensiero per accedere alla rubrica. Ripeto, tutti gli interessi sono importanti, non ci sono i VIP, siamo tutti molto nero-azzurri dentro, quindi al di là di quello che possono essere fuori nella vita. Bravo, così siamo ci piace. Fratelli. Siamo fratelli del mondo. Scusate se uso un'espressione templare, ma sapete che faccio parte
parte dell'ordine. Ogni tanto ci scappa. Ma l'abbiamo anche scritto sotto. Adesso guarda che la regia ti mette Maurizio Fusco, guarda, vediamo se riusciamo a mettere il nome e cognome. Guardalo lì, visto che è apparso. Templare. Vi ringrazio, io colgo l'occasione e mi permetto di fare questa affermazione ringraziando il mio principe, il mio principe Massimiliano Molina, principe di Vallebona e di Nemi, che il quale io faccio il parte insieme al barone Mandelli, sono il suo custodes, e che sarà il futuro principe di Seborga. Wow, quindi, ma è single, no? Diciamolo, perché ci sono delle telespettatrici. Roba da fiaba. È quello che ho conosciuto anch'io. No? Sì. Ah. E quindi è doveroso. Un buon partito, Stefania. Oh. Sai che oggi Harry compie 30 anni, quindi questo assolutamente è un personaggio eccezionale. Però non tifa l'Inter lui. Però è anti-juventino sfegatato, allora, e questo già mi basta e avanza. Cioè, perché facciamo andare io bene. Prima di tutto, mi spiace, sono anti-juventino e poi sono interista. Sì, quindi addirittura. Ci mancherebbe altro. Ricordiamo sempre, dato che siamo un canale nazionale, penso di dottor Fusco, commendatore, barone, principe. No, sono finora cavaliere. E sarò investito il 27 non con una maglia, barone. Ma visto che diventerò barone, però io sono un uomo del popolo, non mi sento. No, però volevo ricordarle, barone, cavaliere. Non ancora, il 27 sarò 27 investito. Sarà investito. Finora sono cavaliere. Che qui ci guardano, cioè essendo la televisione che non è criptata, ci sono anche i juventini. Non vorrei che fuori dallo studio poi ci spaccano i vetri della macchina. Ma tanto, la macchina. No, ma bene la tua macchina, ma per la mia, diciamo, magari. Ti aspetta l'ancillotto fuori con la maglia della Juventus. Secondo me, Maurizio, la mia macchina è indistinguibile, perché dietro c'è lo stemma proprio dei Templari. Quindi spaccate gli vetri solo a lui. E dell'Inter Club Templari anche, tra parentesi. State girando intorno per non far dire a Stefania la sua rubrica. Attenzione. Cos'è questa ingiustizia? Cos'è la tua rubrica? Vai. Edicola Inter, il post partita. Tu lo sai che io parlo. Allora ho detto, mi metto lì, racconto la rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi ai nostri amici che ci seguono su intertv.it, raccontando appunto come l'Inter viene vista dai giornali nel post partita, quindi eventuali pagelle piuttosto che analisi di quanto è stato nella sera precedente, e questo lo farò via video anch'io. Preferisco appunto in mezzo della telecamera, ma non solo, a volte si scriverà anche, no? Chiaro. Erika, per esempio, una che scrive. Io scriverò invece sulla nostra primavera. Sulla primavera dell'Inter, e credo sia importante far conoscere anche la nostra primavera. Due motivazioni: la prima è, se vogliamo conoscere l'Inter, vivere l'Inter a 360 gradi, credo sia fondamentale anche conoscere la primavera, la rosa della primavera, e capire anche poi i giovani appunto da dove partono, per poi arrivare ovviamente in prima squadra. Abbiamo tanti giovani che hanno militato nel vivaio nero-azzurro che oggi sono in giro per l'Italia. Abbiamo visto ad esempio ieri Francesco Bardi, portiere attualmente del Chievo, che ieri ha parato un rigore a un giocatore del calibro di Gonzalo Higuaín, e Francesco Bardi è solo un esempio dei tanti che sono passati per il nostro vivaio. Diciamo, Erika, poi, siccome ci facevano segno sulla pubblicità, sì? Diciamo subito che c'è questa grande novità, che l'Inter Primavera giocherà in casa non più al centro sportivo Giacinto Facchetti, ma allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, perché da quest'anno al centro sportivo Giacinto Facchetti ci sarà la Beretti, che è stata reintrodotta. A parte mercoledì. Tra l'altro oggi Rai Sport 2 mi sono rivisto Atalanta-Inter a mezzogiorno più o meno. Grande Puskas. Abbiamo già avuto modo di vedere, tra l'altro, la nostra Puskas primavera, che è partita, possiamo dirlo, in quinta. Sei musica per i nostri orecchi, ti ascolteremo tra poco? Sì, allora troverete questa rubrica sul sito internet, come dicevamo prima. Adesso ci fermiamo solo un attimo, diamo la linea alla regia, un piccolo break, ma si ritorna alla grande qua con Obiettivo Inter. Vai!